Bentornati in studio, conteniamoci compagnia. Insomma, abbiamo fatto un lungo commento politico, poi insomma ci siamo interessati di innovazione. Adesso parliamo di mafia, in particolare dell'attività della Commissione Antimafia in Liguria. Lo facciamo con il presidente Roberto Centi, che saluto e ringrazio qui con noi. Grazie a voi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo dal bando, un bando da 500.000 euro che la Regione ha aperto agli enti locali e che lei, un bando che riguarda i beni confiscati alla mafia, che lei insomma ha definito una presa di coscienza importante, un risultato per tutta la Liguria. Un bando che prevede aiuti agli enti locali per il finanziamento di interventi su beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Gli enti interessati avranno tempo fino al 25 ottobre per presentare la loro adesione al bando che mette a disposizione una dote di 500.000 euro. Insomma, ci racconti un po' nel dettaglio il bando e insomma, quelle che sono le peculiarità e questo è il risultato che voi intendete naturalmente raggiunto e che è molto importante. Sì, dunque la vicenda di questo bando è abbastanza complicata e nel contempo semplice, nel senso che noi da quando ci siamo insediati come commissione abbiamo messo il nostro fare, la nostra attenzione sulla questione dei beni confiscati che in Liguria sono circa 470, quindi sono molti. La Regione Liguria aveva già da anni stabilito un finanziamento di 500.000 euro che in parte non era stato ancora impiegato, in parte era stato impiegato solamente sul Comune di Genova e peraltro molto parzialmente, pur avendo il Comune di Genova uno dei sequestri più grandi del Nord Italia, che è il sequestro Canfarotta. Quindi avevamo presentato una proposta di legge, ora pochi mesi fa l'assessore Benvenuti ha presentato a sua volta un disegno di legge che diciamo viene un po' della scia della nostra proposta di legge, io mi auguro che si possa arrivare a un testo unico e il bando è stato emanato ai primi di agosto, è partito il 20 di settembre e scadrà il 25 settembre, va un po' nella scia di questi provvedimenti. Il bando stabilisce un finanziamento per tutti i comuni della regione che hanno beni confiscati alla mafia e che ne faranno domanda in termini regolari fino ad un massimo di 100.000 euro, di cui l'80% a carico della regione e il 20% a carico dei comuni. I beni devono essere nella piena disponibilità del comune e saranno poi destinati a interventi di tipo sociale, sanitario, sociosanitario, di assistenza, eccetera. Direi che il risultato che abbiamo raggiunto, che la Regione ha raggiunto, senza fare distinzioni tra la Commissione e la Giunta, è quello di dotare tutti i comuni della Liguria che abbiano beni, e non solo quelli più grandi come Genova, quelli medio-grandi come La Spezia o le altre città di provincia, di uno strumento che può servire ad aiutare i sindaci ad usare bene i beni confiscati. Sono circa 25 i comuni su tutta la Liguria interessati e un altro dato che possiamo affiancare a queste considerazioni è che le confische nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, sono aumentate. Questo se da un lato è positivo perché vuol dire insomma, che si opera senz'altro da questo punto di vista, dall'altro però è anche rappresentativo. Confische aumentate vogliono dire presenza di un problema. Sì, il problema c'è, uno dei compiti che abbiamo cercato di svolgere come commissione è appunto di dire ai Liguri, anche se la cosa non è piacevole, che da noi la mafia e la 'ndrangheta esistono, sono radicate, come testimoniano tutte le ultime relazioni della DIA, e quindi il fenomeno in Liguria c'è. È un fenomeno che, e lo dimostrano i beni confiscati in aumento, si pensi che se non sbaglio dal 2014 a oggi sono aumentati del 190% i beni Quindi è confiscati, veramente un dato è un dato rilevante. molto grave, sì. Ci sono stati processi che sono giunti a conclusione con i 3 gradi di giudizio, quindi la Liguria è a tutti gli effetti una terra in cui la 'ndrangheta opera e opera in maniera diciamo pericolosa anche dopo la pandemia, dopo, e immagino e penso e ritengo che bisogna fare particolare attenzione ora che arriveranno i soldi del PNRR per Ne sorvegliare parliamo. le modalità degli Ne appalti. parliamo assolutamente. E poi c'è questa narrativa per cui quando si parla magari di mafia, di 'ndrangheta in Liguria, si dice no, vabbè, ma è a Ponente. Sì, Come se il Ponente forse fosse,
insomma, è l'unica zona nella quale, diciamo, è presente ciò, ma non è proprio così. Non è così. Il Ponente ha una sacca notevole, ci sono state delle inchieste, dei processi che hanno riguardato le zone particolari del Ponente, ci sono beni confiscati per esempio a Bordighera, molto importanti, ce ne sono ad Albenga, ce ne sono a Ventimiglia, e il problema di Ventimiglia è anche il problema della gestione mafiosa del fenomeno dell'immigrazione. Però il fenomeno andranghettista è in tutta la regione, in tutte e quattro le province, si connota in maniera diversa a seconda delle tipologie, diciamo, di criminalità. Per esempio i porti di Genova e della Spezia e di Vado hanno visto il sequestro di circa il 40% di tutta la cocaina sequestrata in Italia, segno, diciamo, di una pervasività e di una permeabilità dei nostri porti. In provincia di Savona abbiamo un problema per quanto riguarda l'acquisto da parte delle mafie delle strutture turistico-ricettive che sono in difficoltà dopo la pandemia, non solamente in provincia di Savona, ma in particolare in tutta la Riviera di Levante, compresa Spezia, ci sono stati dei problemi che hanno riguardato l'edilizia, il movimento terra, la sistemazione dei rifiuti e il cosiddetto turismo dei rifiuti. Insomma, tutta la Liguria purtroppo è, va detto senza allarmismi ma con chiarezza, terra anche di 'ndrangheta. Tornando in qualche modo anche al bando, c'è la questione della gestione dei beni confiscati, che è uno snodo che si è rivelato comunque problematico, sì, in tanti casi, anche in Liguria. E in realtà lei saprebbe individuare magari invece un esempio virtuoso di gestione dei beni confiscati che magari può essere un modello da traslare? Lei dove lo individuerebbe? Ma dunque, ci sono dei casi, ve ne sono anche in provincia della Spezia, in particolare a Sarzana, in cui, diciamo, un bene confiscato, più beni confiscati, ma accade anche a Genova, ecco, non solamente nella nostra provincia, hanno avuto un iter particolarmente felice, cioè l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati ha svolto velocemente la sua funzione, l'ente che doveva prenderlo in carico, il comune, la provincia, anche alla Spezia è successo, devo dire, ne hanno assunto la responsabilità, è stato dato in gestione, seguendo un iter limpido, ad associazioni meritorie che operano a livello nazionale sul territorio per il volontariato, per esempio per l'aiuto ai giovani per quanto riguarda le pratiche di studio, per quanto riguarda l'accoglienza di quelli socialmente più sfortunati, che, diciamo, sono dei buoni esempi. Purtroppo mancano i mezzi finanziari e io mi auguro che i 500.000 euro che sono stati stanziati in questo bando possano arrivare a cifre molto più significative per il futuro, e manca soprattutto il personale, risorse umane, diciamo proprio numericamente, e anche la preparazione. Infatti nella mia proposta di legge vengono previsti anche corsi per quanto riguarda, la nostra proposta di legge, per quanto riguarda la formazione specifica del personale sull'iter piuttosto complesso della gestione dei beni. Peraltro c'è bisogno di lavoro, c'è, certo, insomma, per cui... E qui paradossalmente mancano risorse, per cui, insomma, assumere più lavoro e poi, insomma, su una missione importante come questa, di valore, sì, come questa, sarebbe la congiuntura ideale. Sì, direi. Anche perché vedere ricollocato un bene confiscato a un mafioso non ha solamente un valore economico e sociale, sociale ed economico, ma anche un valore simbolico. Perché diciamo, il radicamento che c'è in determinati territori della Liguria si basa anche sul fatto che simbolicamente, no, il mafioso si vede gestore e proprietario di un bene che tutti sanno che ha acquisito in maniera illegale. Quindi vedere che questo bene passa a meritoria associazione, viene rimesso a disposizione della comunità per un fine buono, per un fine istituzionale, statale, è un colpo durissimo anche alla simbologia di cui si ammanta la mafia. Anche perché le confische riguardano tante volte dei beni, delle proprietà ingenti. Certamente. Ci sono grandi proprietà molto grandi, ci sono aziende, ci sono terreni, ci sono ville, e si sa che questi sono anche status simbolo di un potere che aveva lì un radicamento. Quindi si sa che la mafia e la 'ndrangheta sopravvivono e prosperano dove lo Stato non c'è. Ecco, dimostrare che lo Stato c'è, che le istituzioni ci sono
e diciamo il ruolo istituzionale che io a volte mi assumo anche al di là del mio ruolo di consigliere regionale di opposizione, proprio a questo mira, cioè a consolidare nella popolazione, nelle persone, la consapevolezza che quando si agisce nello stesso senso, anche a differenza con le differenze politiche che ci sono e che emergono tutti i giorni in altri campi, si può fare il bene dello Stato, della regione in questo caso. Senti, siamo all'indomani delle elezioni politiche, qualcosa indubbiamente cambierà anche in Consiglio regionale, ci sarà insomma la dipartita di due assessori almeno che andranno a Roma, e questo naturalmente non inficia assolutamente sul vostro lavoro, cioè quello della Commissione Antimafia. No, non, non è direttamente legato, ecco. No, diciamo che non si può tacere che queste elezioni comporteranno sicuramente un rimpasto della Giunta. Io penso che verranno fatti valere i nuovi equilibri di potere all'interno, diciamo, delle forze politiche che hanno vinto, compreso la indubbia, diciamo, delusione che ha avuto il presidente Toti con la sua formazione politica e il successo straordinario di Fratelli d'Italia. La nostra commissione credo non abbia nessuno, spero, credo, sono sicuro, non abbia nessuna conseguenza di questo, un po' perché i suoi componenti, a prescindere dalla appartenenza politica, sono sempre impegnati in maniera fattiva per i risultati e, essendo, diciamo, per fortuna o per sfortuna nelle mani di un rappresentante dell'opposizione e essendo il lavoro fin qui fatto molto proficuo, credo assolutamente che non abbia alcuna conseguenza negativa. Tra i gangli dove la mafia si introduce ci sono sicuramente gli appalti. In un momento come questo, nel quale il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a terra tanti soldi e quindi insomma bandi, appalti e quant'altro, come pensate di vigilare e quali sono le vostre preoccupazioni? Le nostre preoccupazioni è che a livello appalti ci sono molte fasi nelle quali l'illegalità può intervenire. Può intervenire nella fase della stesura dell'appalto in modo tale che venga costruito in modo tale per cui siano possibili delle varianti di cui coloro che hanno interesse sono a conoscenza prima, oppure può intervenire nella fase intermedia oppure nell'assegnazione dei lavori. Quindi, ecco, quindi lei dice c'è un problema già nella scrittura, sì, cosa che magari insomma non è molto saputa. Sì, ecco. Sì, ci sono degli appalti, ora premesso che non è nostro compito indagare sugli, certo, appalti perché non è nella competenza dell'antimafia, per dare un quadro, però per dare un quadro e per monitorare quello che accadrà, cosa che faremo, va detto che ci sono degli appalti che possono essere fatti in modo tale che vengano previste delle varianti di cui qualcuno è a conoscenza prima. Questo non lo dico io, l'ha detto Gratteri diverse volte, lo dice la relazione antimafia, cioè si sa. Poi, perché tutti pensano che il problema degli appalti avvenga solamente nell'assegnazione dei lavori, no, si può anche fare opera di previsione da parte di chi vuole delinquere. E qui ci sono tutta una serie di organismi che vigilano, devono vigilare su questo. Poi ci sono le interdittive antimafie, i prefetti devono mettersi all'opera. Il modello Genova in questo senso è stato veloce perché il prefetto di Genova ha avuto il compito, diciamo, di sorvegliare tutte le imprese che lavoravano al ponte, lo ha fatto, mi sembra, a parte ha fatto bene, tant'è che poi sono stati individuati i problemi che c'erano. Però la velocità del modello Genova, se non prevede tutti i contrappesi di cui ho detto, può essere anche molto pericoloso, perché la velocità è nemica spesso della sicurezza che tutti quelli che lavorano, tutte le operazioni che vengono fatte per un determinato appalto siano trasparenti e siano legali. Un altro settore, Centi, che a suo avviso, a parte gli appalti, insomma lo abbiamo appena detto, dovrebbe essere attenzionato per quello che riguarda le infiltrazioni mafiose? I rifiuti, il problema dei rifiuti è rifiuti forse anche quello è un settore abbastanza classico. È stato un settore classico e anche rifiuti speciali, faccio riferimento per esempio allo smaltimento di tutti gli yacht e di tutte le barche che durante la mareggiata del 18 sono accumulate nel porto di Rapallo. È stata fatta, c'è in atto un'inchiesta perché lo smaltimento di questi rifiuti ha visto, diciamo, delle vene, diciamo, di penetrazione della criminalità organizzata che sono
diciamo, stati sotto gli occhi di tutti, quindi non solamente i rifiuti come diciamo comunemente intesi, ma anche rifiuti speciali, discariche, c'è una lunga storia a questo proposito nelle inchieste, nei processi che ci sono stati in Liguria, Maglio 1, Maglio 3, i conti di Lavagna e tante altre che le persone purtroppo non conoscono perché pensano ancora che il mafioso vada in giro con la coppola e col fucile, invece i mafiosi in Liguria, come nel nord Italia, ma oramai anche nel sud, magari hanno un paio di lauree e un master alla Bocconi, perché sono quelli di seconda, terza generazione. Sono figli, i nipoti. Sono i nipoti e sono oppure quelli collusi, il commercialista, l'avvocato, il politico, l'imprenditore della porta accanto che mai diresti che è in combutta con la mafia, invece lo è. Le prossime iniziative della vostra commissione, anche quelle verso il pubblico, farete incontri, dibattiti, convegni? Sì, allora io intervengo, noi interveniamo dovunque, veniamo invitati in particolare dalle scuole per iniziative pubbliche, dall'università. È in programma una nostra partecipazione al convegno nazionale delle commissioni regionali antimafia che si terrà a Matera il 19 e il 20 ottobre prossimo, nelle quali verranno illustrate un po' le direttive delle prossime, dei prossimi mesi delle commissioni nazionali, di cui noi cerchiamo di portare poi in Liguria, diciamo, i risultati. So che dovremmo lavorare sul tema del caporalato perché ci è stato detto e noi in Liguria abbiamo già un elemento di grande positività per un protocollo d'intesa che è stato siglato a Spezia mesi fa tra sindacati, aziende, Confindustria, istituzioni, a proposito di quella scandalosa gestione di un cantiere navale in cui c'erano degli operai in subappalto che venivano pagati 3 euro l'ora. E poi si lavorerà per cercare di esportare una volta tanto la nostra legislazione antimafia in Europa, perché purtroppo l'Italia in questo è avanti, anche nella legislazione, dico purtroppo perché il fenomeno mafioso ce l'avevamo più noi, ma in Europa ormai sta arrivando ed è arrivata e quindi la nostra legislazione può servire, e poi anche altre iniziative di divulgazione delle buone pratiche che sono quelle che cerchiamo di mettere in pratica qui in Regione. Grazie, grazie a Roberto Centi. Grazie. Roberto Centi è presidente della Commissione Antimafia Liguria, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E noi torniamo a breve con gli ultimi aggiornamenti e con i saluti, a tra poco.